Quali sono le iniziative promosse dall'associazione Avido? Lo scopo sociale è quello di promuovere le attività a favore dei dipendenti pubblici che hanno perso l'incolumità lavorativa a seguito di incidenti in servizio. Vi ricordo che l'associazione è intitolata al maresciallo Aramis, un ex maresciallo del reparto comando di Messina che purtroppo ci ha lasciato alla giovane età di 39 anni. Perché? Perché ha portato avanti il suo impegno istituzionale nei confronti delle stellette. Sviluppiamo attività nel sociale per le fasce più deboli e supportiamo le amministrazioni pubbliche e locali nel promuovere attività a favore dei meno fortunati. L'associazione è nata proprio su iniziativa di chi è rimasto, di chi è sopravvissuto. Sì, l'associazione è nata appunto per mio marito, il maresciallo Alessandro D'Angelo, che nel 2008 ha avuto un attentato in Afghanistan, però come ho detto è stato più fortunato degli altri in quanto è tornato a casa, è tornato dai suoi figli e da qui nasce l'associazione. Quindi la nostra missione è accompagnare le famiglie e riuscire ad aiutarli comunque per avere un futuro anche in assenza della persona che è stata molto ma tanto sfortunata. L'associazione si occupa di tutelare i servitori dello Stato e quindi le forze armate, l'esercito, le forze militari, insomma in generale, quelli che sono appunto i servitori dello Stato nelle loro varie sfaccettature, quindi sia per il riconoscimento dello status vittime del dovere, equiparati, vittime del terrorismo, che in tutte le varie problematiche che si ritrovano ad affrontare durante la vita militare.